come corsari della Bovisa, sura un treno del venerdì sera, o meno quasi venu della melma, per imparare stand del catram. Poi veng la studia per me a ciapabot, poi veng la crumpa una cravata in giornal, poi veng la prua a mezzo una divisa, ma la tenu du mala pistola. Trire in bambini sul punto del naviglio per provare a trovare quei riflessi che non stanno. Siamo sulla sommità della Torre di Teglio, la torre dello storico castello che ha dato il nome Tellina Vallis, Valtellina, alla Valle dell'Adda. Siamo nel cuore di questa valle, a 60 km dalla sorgente, a 60 km dal lago di Como. La torre a pianta quadrata pare sia di origine romana. Nel Medioevo venne costruito il grande castello, il Castrum Tilii, che venne poi distrutto per ben tre volte nella storia, nella sua lunga storia. Da qui poi, oltre a dominare la valle, dominava la montagna di fronte, le Orobie, dominava i camminamenti, i passaggi, i passi sulle montagne, controllava, dominava tutto il territorio. Il castello apparteneva alla cosiddetta Castellanza, che era dell'arcivescovo di Milano, signore di Teglio, per molti secoli. Venne distrutto nella guerra fra i milanesi e i comaschi nel 1200 e venne distrutto poi di nuovo nella guerra fra i milanesi e i veneziani. I veneziani volevano la Valtellina, i milanesi l'avevano già e fecero la guerra nel 1430-32. Venne poi definitivamente distrutto dai Grigioni dopo il loro arrivo qui nel 1512. Che tu salga sulla Torre di Londra, sulla Tour Eiffel, o su nei Castelli della Vertigine, o sulla Torre di Teglio, hai a che fare con una storia. La storia della visuale ampia, la storia perpendicolare. È vero, questa torre è stata distrutta, ricostruita, ridistrutta, ricostruita. Oggi è intatta, perfetta, in ottime condizioni. Il viaggiatore sale, fa tutte queste scale perché? Perché vuole avere ancora quel punto di vista panoramico che gli ricorda la vertigine del passato. Guardia del corpo e anche l'autista per un senatore. Ecomuseo della Valgerola, siamo al centro di Gerola e siamo al museo La Nostra Storia, che sono rappresentati tutti questi lavori fatti col sudore della fronte. Qui invece siamo veramente all'interno di una scuola straordinaria, perché l'arredamento è quello della vecchia scuola di Gerola. Guardiamo i banchi con tanto di buco di calamaio e tutto quanto è per...